Allora, ecco i primi gruppi di tifosi che si stanno portando al San Paolo, al Maradona. Al volo, qual è il risultato finale? No, l'Inter o noi? Dell'Inter o noi? 3-1. Osimhen, Osimhen Quara. È una bolgia, è molto difficile stargli dietro, ma anche stargli davanti è complicato. Si fa fatica veramente a muoversi. Dell'Inter. Non ci interessa, noi festeggeremo oggi. 1-1. Attenzione. Un po' complicato. E allora eccoci qua le barriere, ci sono i controlli delle forze dell'ordine, un attimo solo, noi cerchiamo di arrivare nella prima fila per vedere. Come avrete potuto capire siamo all'interno della stazione di Napoli Centrale e stanno arrivando i primi gruppi di tifosi del Napoli, la voce è unica, vince il Napoli, qualcuno ha azzardato un risultato, 3-0, noi per scaramanzia non lo diciamo, 1-1 danno Inter e Lazio. E niente, noi continuiamo adesso il nostro giro, andremo al Maradona per vedere che aria tira, seguite il servizio. Siamo oramai arrivati al Maradona, fra poco dovrebbe arrivare anche l'autobus con la squadra, c'è un caos infernale, è praticamente impossibile accedere all'accesso si aspetta praticamente la squadra da un momento all'altro. Oggi il Napoli deve assolutamente vincere. Vai. Dimmi il risultato finale velocemente. Allora il Napoli vince 2-0. Dimmi anche Lazio-Inter. Chi? Lazio. Non ti sento. Lazio! Ah, la Lazio sicuramente, l'Inter vince 2-1. E forza Napoli! Speriamo che la Lazio non vinca assolutamente, speriamo che perda o che pareggi, dimmi. Vorrei dire solo una cosa, questo scudetto lo ha regalato Aurelio De Laurentiis a tutti noi. Vogliamogli un mondo di bene. Grazie Aurelio! Grande Aurelio! Anche lo scudetto di Spalletti. E di Spalletti, dei ragazzi, tutti. Ma Aurelio De Laurentiis va rispettato e voluto bene, perché è stato lui a dare sta gioia a questa città. Sono 19 anni che ci fa godere. Grande Aurelio, grande Napoli, grande i ragazzi. Grande anche tu, grazie. Che gioiranno dall'assù insieme a noi. Agnello e Nunzio sono felicissimi, grazie. Oh,
Voglio dire che questa giornata è una giornata indimenticabile, qua stiamo morendo tutti di felicità. Ringraziamo a tutto il presidente, alla squadra, a Luciano Spalletti, un chapeau. Grazie anche ai tifosi. A tutti. Cioè, abbiamo incontrato fra un miliardo di tifosi l'avvocato Eric Grimaldi, tifosissimo del Napoli. Avvocato, che il risultato finale proprio ammazza secca. Ma il risultato finale deve essere vincere lo scudetto, è 1-0, 2-0 o 3-0, non ci interessa, l'importante è festeggiare dopo 33 anni e tanta roba. Vedere la città gioire in questo modo è... Ritorna alla vita. No, è una cosa inaspettata. Grazie avvocato, buona partita. Signore. Ed eccolo il Maradona che si staglia altissimo e probabilmente da qualcuno dei gradini più alti. C'è qualcuno che non è più fra noi ma che sarà sempre nei nostri cuori, che starà festeggiando lassù. Cosa dirvi? Ci stiamo divertendo, siamo tutti amici e quindi il Napoli ci lega, siamo una famiglia. Questa vittoria, forza Napoli, la cosa principale, forza Napoli! Napoli! Sempre solo forza Napoli. E come ben vedete, noi sangiorgesi siamo nati a San Giorgio, ma siamo napoletani rindocoro. Però, come vedete, Baldi giovani attorno a noi ci hanno seguito per stare in mezzo a noi, divertirsi, ma senza violenza, senza usare fuochi d'artificio.